Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip e bentornati in un nuovo episodio di The Ara Billions. Siamo ancora qui ragazzi, per continuare la nostra avventura su The Ara Billions. In realtà io qua volevo finire di chiudere, ma mi è arrivato l'avviso che sta arrivando l'orda di infetti da ovest. Da ovest è sempre qua, adesso dipende da ovest, non lo so da quale parte dell'ovest, cioè questa. Io per sicurezza ci vado già a mettere... Ah, ma i lavoratori dove cazzo sono, scusa? Ah, perché sta ancora facendo le case qua, va bene. Ah, tranquilli, con calma. No, fatemi le case prima che arrivi il treno, grazie. Se no mi tocca aspettare un giorno. E niente. Bene. Ah. Poi le riapriamo, ste cose. Allora. Vediamo un po'. Io una la metto qua. Una la metto qua. Qua ci starebbe di brutto in realtà. Vabbè. Risorse insufficienti. Cosa manca? Oro. Va bene l'oro. Adesso arriva. Oddio, l'oro sta calando in realtà. Vabbè, ma a me che me frega. Io lì ci metto il coso. Poi ci metto i soldati. Allora, il Lucifer in realtà mi vanno un po' di qua adesso. Uno lo metto qua. Uno provo a metterlo qua. Muovi, ok. Uno provo a metterlo qua. Uno, ragazzi, lo metto qua. A parte che lì non serve. E uno mi va qua. Con la propria lentezza prima o poi arriveranno a destinazione. Vediamo se ne posso fare un'altra, sì. Vabbè, no, ma non mi serve mica qua. Cioè, sarebbe ottimo. Ragazzi, facciamo così. Non so se serva, però. Togli questa. Dobbiamo metterci questa. Perché lì lavora tipo un botto. Cosa mi manca per farne un'altra? Legno. Vabbè ragazzi, ma avevo fatto un mercato da qualche parte. Non stavo più usando in realtà, quindi un po' di ferro. Compro un po' di legno, a posto. Ok. E ci facciamo la lancia fulmini. Ancora legno. E mercato, scusa, vedi se fatti petrolio. Compro legno. Ok. Vai. Sai che mancava qua? A posto. Oh, da ovest stiamo paratissimi, Cioè. Ovest. Oh, ho sbagliato. No, è ovest, sì. Andiamo a vedere. Se ce la facciamo. Da dove arrivano? Tanti soldati, ragazzi. Cominciamo a metterli un po' da sopra qua. Dobbiamo metterli in marcia e vediamo di spostarli un po' in alto. No, 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 fermi. Arrivano proprio da qua. Quindi voi state bene, bene tutti lì. Ok. Grazie mille, soldatini. Facciamo una torretta qua, ragazzi. Che dite? Ci sta una torretta qua, sì. Così. Le lancia fulmini purtroppo ancora non sono pronte, però questa sarebbe stata il must. Fare. Si può fare, ma adesso ci sono gli zombie davanti, quindi no. Eccola, eccola, dai. Perfetto, ragazzi, le sta scremando. Bam! Mamma mia. Bam! Bam! E il muro resiste, ragazzi. Mi dà anche il tempo per ripararli, guardate qua. Mamma mia. Cattiveria allo stato puro. Lucifer. Questo, siete stati bene qua. Non siete serviti a tanto. Però insomma quel che basta. Ok, tanto adesso arriverà il treno e mi porterà sti cacchi di lavoratori, spero. E ragazzi, adesso andiamo ad organizzarci per fare. Assolutamente, ragazzi. Così, così, così. Mi piace un po' di ste case, ma... Dicevo.
Adesso ci organizzeremo, ragazzi, per fare la meraviglia. Ora, la Giulia dei Fulmini in realtà mi richiede 60 lavoratori, 150 di pietra e fin qua ci stiamo, 100 di petrolio e va bene, e 8000 oro. Quanto è il cap? C'è scritto massimo, scusa. Ricordo più, c'era stoccaggio massimo 6.008. Quanto è che ne servivano? 7.000. Fanculo. Magazzino. Il magazzino è qua. Lavoratore 10, oro 400. Facciamoci sto magazzino allora prima. Ma il treno non sta arrivando. Cioè è arrivata l'ordine, ragazzi. E poi a giorno 70. Ma quanti giorni abbiamo per fare sta roba? 78. Qua stavo. Ma andiamo avanti qua allora. Che sarebbe utile chiudere qua. Ok. So che sto spendendo altri soldi, ma. Va bene. Non ho i lavoratori, ragazzi, per riattivare le cose di pietra, quindi. Facciamo così, almeno ne attiviamo una. È andata questa? No, questa mettila in pausa. Questa per favore me l'accendi. Ehi, ok. Bene. Il treno. Oh, mamma mia, oh. Siamo in ritardo, amico mio. Cosa sono? In Italia qua. Vai. Me ne ha portati 76 in una botta solo, fate voi. E bene. Adesso posso andare ad accendere tutto. Prendi questa. Prendi questa. Prendi questa. Ok. Ora abbiamo la gente che ci lavora su. Altre villette. Altri ragazzi, qua lo spazio c'è. Molto bene. Guardate qua le villette, ammirate. Oh oh. Troppo. Qui direi che posso già permettermi di mettere la piattaforma petrolifera. Beh. Non ho più energia. Facciamoci un'altra centrale elettrica. Dove le ho messe? Qua sopra le ho messe. Qua vicino al treno le centrali elettriche ci stanno. E per sopperire al fatto della mancanza di legno mi vado a fare anche la segheria. Per riuscire a tamponare, diciamo, perché quelle cose consumano il legno. Infatti non ne guadagniamo più tanto come prima. Lavoratori? No, ci sta. Vabbè, comunque quando sono costruite, ragazzi, cominceranno a produrre questa energia e noi potremo fare queste segherie finalmente. Oddio, anche se non so dove metterle, ma. No, vabbè, da questo lato ci stanno. Dai! Mancano 10 giorni. Posso stare qua? Vuoi fare la meraviglia? Ok. Allora. È un problema. Ok. Vabbè qua dai, 11. Oh, basta ragazzi, abbiamo finito il legno qua. Non so più dove andarlo a prendere. Va bene. Allora, qua facciamo il nostro petrolio. Non è vero. Petrolio qua lo stiamo facendo adesso. Sì, il muro lì, ok.
cerchiamo di chiudere qua bene bene. Ok. Perché non me lo fai? Troppe mura? Ma non sono troppe mura. Vabbè, allora, visto che sono troppe mura, dici due di queste. Ecco. Sì, effettivamente ce ne sono un po' troppe. Ok. Vediamo, 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 ragazzi, come possiamo anche... sì, possiamo anche fare così qua. Qua troppe mura, giusto? Mettila qua dietro, va. Bene. Non ci sono mura singole. In realtà sì, qua. Ok. Fatto. Qua a posto, qua a posto. Vabbè, dopo qua, ragazzi, sistemeremo. Cioè, facciamo adesso, in realtà. Poi abbiamo preso tutta la nostra energia e qua ci vado a mettere la nostra piattaforma petrolifera. Grandissimo. Cibo 32. Bene. Possiamo upgradare qualche farm? Grazie. Che cazzo consumano queste cose? Bene. Attention. Building completed. Building completed. Qua ci mettiamo un cancelletto. E qua facciamo attention. Così. Building completed. Ok. Attention. Building completed. Ok. Ok. Fuori una mezza cagata, ma vabbè. Stai zitto. Molto bene. Rimane solo l'ultima qui. Adesso, ragazzi, andiamo a fare questa meraviglia. Perché altrimenti caserma. No. Industria e commercio. Magazzino. Oh, finalmente. Allora, quanto oro produciamo? 1200. Ma buttano anche qua il magazzino, ma chi me frega. Uno anche qua ci sta. Per le farm qui. Separato da 12 celle. Ah no, ma cacchio è qua. Vabbè, mettiamolo. In realtà c'è del verde, quindi mettiamo qua. Va bene, perfetto. E adesso, ragazzi, andiamo. La Giulia dei fulmini, no. 50 lavoratori. Andiamo a vedere se riusciamo a farci 50 lavoratori nel frattempo, però. Scusate, io me li faccio. Abbiamo abbastanza energia, abbiamo un botto di energia. La banca arriva fin qua. E io qua posso farmi altre case. Non è vero. Vabbè, qua sì. Non proprio, non so se la prende così. Ma io ci provo. Basta, mi è finito l'oro. Bene. Molto bene. Dai, che mi serve la meraviglia prima. Prima, ragazzi, che... Qua c'era un cecchino. Il cecchino, avevo fatto la torretta apposta per il cecchino, ma non ci va. Però non ce l'ho mandato. C'è un'altra torretta che tu puoi andare a cecchino. Sì, vai qua, va. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Sembra una figata che quando faccio quella meraviglia là tutti i miei soldati diventassero tipo istantaneamente veterani. Proviamoci.
Dietro a 200 e ci siamo quasi. Ora ho 7000 e quello sarà un problema. Vabbè, a parte che cominceremo a vendere risorse una volta che abbiamo raggiunto l'Ambaradam qua. Dai che me la sento carica, eh. Facciamo anche l'ora del giorno 70. Commander? All right. Poi fai una pattuglia. Reporting for duty. Potrei togliere tutti gli uomini dal perimetro e sostituirli con le torrette automatiche. Però, insomma, non... penso che possa anche andare bene così. Abbiamo 1600 persone, noi dobbiamo arrivare circa a 2000, quindi... ma sì. Eh no, ma non posso spendere soldi, ragazzi, devo fare la meraviglia, dai. Posso stare qua a spendere soldi. Facciamo la meraviglia. Ora 7000 ci siamo quasi. Stiamo vendendo anche le risorse perché il mercato le dovrebbe vendere pian piano. Molto piano piano. Vai. Dai che ci siamo. Pam. Dai, mancano 100 cosi, eh. Ce la facciamo? Vai, ok. Cos'è sta roba? Perché qua vicino alle caserme, ragazzi, non so se... qua. Poi faccio anche l'altra. Ora 8000. No, va bene. Però 200. E 350, sì, sì. Posso fare anche l'altra. Abbiamo i soldatini, facciamoci un po' di Lucifer. Allora Lucifer, tu uno vai qua. Uno qua. E un altro. Qua ce l'ho mandato, boh. Quando ce l'ho qua. E tu? Non lo so, vai boh, qua. Magari li spostiamo, ragazzi, in caso. E me ne serve un altro qua. Che mi difenda il perimetro qui. E anche qua, in realtà. E poi quando ce li abbiamo, ragazzi. Allora, l'Accademia degli Immortali. In questa gloriosa accademia gli eroi più famosi destano l'esercito finché... oh, tutte le unità sono veterane. È proprio quello che volevo. No! No! Ma anche quelle che vengono fuori? Ma sul serio? Quella madonna. Ma veramente? Cioè, così proprio... vabbè. Grazie mille. Oh, cacchio, io ne faccio a bomba, eh. No, i cecchini. No, i cecchini sono già veterani. Ragazzi, facciamo solo cecchini adesso. Basta. E deciso. Vabbè, ragazzi, per par condicio vado a fare anche questa. Non serve a niente. Però mi dà più punti vittoria. Quindi io, visto che mi rimane tempo, la faccio. Ora 8000 lavoratori 60. Ecco, lavoratori 60 purtroppo non ce li ho. Potremmo sopperire al fatto dei lavoratori 60 così? Non credo. Cazzo, mamma mia, se consumano ste robe, oh. Mettile qua, va, due. Il problema è che tutte le volte che vado a fare questo devo andare a costruire una segheria per ridargli legno. Non ne ho più. Non ne ho più. Mi spiace. Non più legno. Bah, guarda qua, è l'unica. Fattoria avanzata. Serve energia 30 che non abbiamo. Va bene, vediamo, ragazzi, se riusciamo a farla in caso.
Sì, dai. Allora, mettiamo uno qua di Lucifer. Se la trova. Non lo so. Poi te ne metto uno qua. Ne mettiamo anche uno dall'altro lato. Tipo qui. Basta. E direi che siamo a posto. Il cibo è finito, raga, però vabbè. Vabbè. What? What? Tipo 14 la fattoria. Sì, dai, 64. 62. Va bene. No, 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 voglio praticamente potenziare questa. Okay. Molto bene, i lavoratori arrivano. Ma che arrivano? Che arrivano qua? Non ho potenziato niente. Manca il cibo in realtà. Ma forse un po' di caso li ho fatti, vediamo. No, sempre 21 stanno. Niente ragazzi, sono troppo costose quelle case lì, vado di queste. Costano troppo. Scopparle perché costano troppo. Cioè, se passa uno zombie qua, siamo praticamente, ne vengono fuori tipo miliardi. E voi direte, vabbè, il gioco si chiama The Arab Billions. Ho capito però, se no lo faccio venire fuori io. Meglio. Lavoratore 1, cibo 1. Lavoratore 1, cibo 1, ferro 2, oro 3. Ma cosa c'è di qua? Allora, cibo 1, legno, ferro, lavoratori. Cibo. Ah, perché questi vogliono anche legno. Vabbè. Ragazzi. Vai i cecchini, va. Beh, manca un Lucifer qua. Che manca. Uno scemo di infetti si dirige alla colonia. Ok, da tutte le parti. Cazzo. Allora, vediamola bene. Lancia fulmini. Lì una c'è. Lì una c'è. Lì una c'è. Lì una c'è. Qua non c'è. La mettiamo. E qua in realtà non c'è. Qua ci starebbe però, Vabbè, però facciamo anche così. E difendiamo così. Ma preferisco difendere queste zone. Qui la mettiamo a questo lato? Ah sì. Vabbè dai. Non mi piace se consumano ste cose. Enterprise gli fa un baffo. Cosa mi manca? Ah beh, i lavoratori mi mancano. Potremmo fare la stessa tecnica che abbiamo fatto prima. Cioè, nel senso, io tolgo. Tolgo gente là. Cioè, facciamo così. E anche qua, dai. Mettiamo un po' di lavoratori. Ok. Ci possiamo fare, sì. Allora mi preme. Dove cazzo siamo arrivati? Ah, qua. Qua ci sta. Qua anche.
E sto cazzo, qua ci sono le case però. Quindi qua va molto più protetta la cosa. Allora. Qua, questi. Questi li mettiamo qua. Questi li mettiamo qua. Questi qua. Perché c'è anche il Lucifer là, però insomma non sa mai. Questi qua. Questi li mettiamo qua. Questi li mettiamo qua. Ok. Abbiamo guadagnato un po'. Abbiamo guadagnato un po'. Quindi io ne metterei un'altra qua. Ok. Sì, mettiamo una qua. E qua, ragazzi, mi preme metterla. Manca la pietra. Beh. Compriamo la pietra. Compriamola. Ok. Tanto dovremmo guadagnare abbastanza. Allora, intanto qua. Metti una qua e una qua. Due qua, ragazzi. Due. Perché le ne metti due? Dai, non servono. No, le metto due, ragazzi, perché voglio essere sicuro che qua non devono assolutamente passare sta zona. E poi guardate se. Probabilmente ne metto due anche qua. Sì. Facciamo così. Sì, ragazzi. Facciamo così. Soldati. Beh, allora tutti i soldati qua, se ce ne sono due, non servono. E qua. Radunata. Ma. Radunatevi. Muovere i cecchini. Ok. 11 ore, 11 ore. Poi. Vediamo un po'. Perché li posso mettere anche. Beh, potrei anche coprire qua, eh. Allora. Qua me ne servono un po'. Voi andate tutti qua adesso. Please. Come stai facendo? Non è più che puoi, voilà, così almeno stanno lì. E un'ora, ragazzi. Arrivano tutte le parti, arrivano tutte le parti, ok. Mettilo qua. E non ho coperto qua ancora. Merda. Mandameli qua. Fermi. Ma che state scemi? Si è riempita la mappa di rosso. Oh, cazzarola. Qua non c'ho niente, non c'ho. Serve qua, ragazzi, che io non ho niente. Mamma mia. I ciccioni resistono a sta cosa? Vedete che non lo so. Mi sa che mi servono. Il Lucifer però qua. Oh. Dai, dai, dai. Qua resistono bene, qua secondo me no. Oddio. E i soldati veterani fanno per quello che devono fare. I Lucifer stanno morendo come. Stanno cadendo come mosche. Aspetta, qua mi sta preoccupando la cosa. Sniper is ready.
qualcosa mi sta preoccupando, e quelli mi sfondano, ok. Qua invece... Qua è preoccupante ancora di più. Oddio. Oddio, qua hanno rotto! In tutti i sensi hanno rotto qua, eh. No, cacchio, qua non ci voleva. Fatemi pensare, fermi tutti. No, non la voglio rifare sta partita, dai, cacchio. Fatemi pensare, raga, perché qua... Qua no. Ti prego, dimmi che la posso fare. Pietra, vabbè. Pietra. Allora, fermi tutti, la pietra c'è adesso. Non riparo niente perché non devo spendere soldi. Devo mettere questa. E... Ma mi sono dei soldati che mi vengono qua. Qua hanno spaccato tutto. Stanno bucando da qualche altra parte. No, se mi bucano qua ragazzi alla fine. No, è la fine! Aspetta, cecchini, venite qua. Difendete qua. Che cazzo fai? Prendi sta zona. Fermi tutti, devo andare a vedere se bucano dall'altra parte. Qua in realtà. Sparate. Io non ci posso credere, ragazzi, che siano pochi. Io non posso credere che siano poche le unità. Cioè, non lo accetto. E qua mi spaccheranno tutto. Puro. Dov'è il problema qua? Fatemi vedere. Qua in realtà se arrivano così non vanno anche bene. Il problema è qua. Qui però c'è centro città. Sto cazzo, lo metto qua. Questi soldi. Vendi il ferro, vendi il petrolio. Ah beh, sì, giusto. Prova, compro questa pietra. Ok. Compro la pietra. Ok, fermi, dai. La pietra. Oddio, che ho fatto? Ok. Ho dei soldati che mi avanzano in realtà. Questi non stanno facendo un cazzo, mettimeli qua. Aia. Si deve caricare. Ok. Dove? È qua, lo so. Qua purtroppo lo so.
Allora, in realtà stanno finendo. In realtà stanno finendo, però qua è un problema. Qua è un problema. Sì, lo so. E qua ne vengono fuori, ragazzi, in milioni. Tanto qua c'è anche la mia meraviglia. Mi servono i soldati, ragazzi. Questi no. Questi. Mi devono venire qua a proteggere questa zona, assolutamente. Aia. Allora, tutti i soldati, please. Tutti qua. Aspettate. Cazzo. Ok, qua non servite più. Dove sono sti zombie? Hanno preso le case? No, se hanno preso le case non la faccio più. No, le case non le hanno prese. Non li vedo, raga. Eccoli qua. Eccoli qua. Andate qua, please. Voi. Qui. Voi tutti qua a difendere sto posto. Non devono passare. Qualcuno lasciacelo perché questo qua è uno stronzo. No, non devono tirare giù sta cosa. Fermateli. Ok. C'è una miseria. L'hai sparato? Sì, bravo, bravissimo. Dove sono questi? They are trying to break through. Do you need me? Dove siete? Perfect. Zombie? The walls are under attack. Ok, fermi. Qua c'è un problema qua, ma questi adesso stanno venendo avanti in questa direzione qua, perché qua hanno già infettato tutto, non vanno a spaccare i muri lì. Ok. E poi c'è questo che si sta mangiando il muro. Ok, ma questo dovrebbe morire. Dov'è l'altro? C'è un altro qua. Qua non lo vedo, dove cazzo sei? Ah, eccolo qua. Ok. Oh, ma spara qua però, eh. Non stai sparando, eh. Vieni qua. Qui questi hanno messi. Ah, qua arrivano gli ultimi tre. Perfetto. Ma dove stanno gli altri? Yes. Ragazzi, è stata durissima. È stata una roba difficilissima. Nonostante avessi un sacco di gente. Me ne sono morti a profusione. Cioè, boh. È stato un delirio sta mappa. Io, ragazzi, adesso vado a ricostruire pian piano, ma cioè è stato veramente difficile. Resistere tutti gli sciami. Ok, fatto.
popolazione della colonia 2000 è un problema, perché mo lo andremo a fare, adesso vediamo. Ok ragazzi, prima della fine della mappa ho raggiunto le risorse necessarie, quindi io mi vado a costruire anche l'altra meraviglia. Se trovo spazio per metterla, ok. Siamo qua. Poi andiamo a fare le ultime case che ci restano, che in realtà dovremmo essere quasi arrivati. Yes. E anche questa ragazzi è fatta. Bene. Molto bene. Andiamo a farci le ultime case che ci restano da fare e finiamo tutto. Ok, fatta ragazzi, abbiamo sprecato un tentativo nel farlo, punteggio finale solo 180 invece di 200. Però insomma ragazzi, completata anche questa. Ok, chiudiamo. E la resistenza fatta, qua c'è uno sciame. Ma che. Abbiamo sbloccato la terra devastata, che è una difficoltà 4. Distrugge tutti gli infetti, popolazione 1600, resiste tutti gli sciami, distrugge i villaggi. Tempo per completare la missione 88 giorni, ci troviamo, ma va bene. Non è male, vediamo se magari la prossima volta riusciamo a farla. O questa, che è la palude corrotta. O questa. Va bene. La resistenza mi intrigava molto perché c'era da... c'erano già le cose costruite, la mappa già esplorata, quindi... Va bene, questa invece sarà tutta un'altra cosa. Perfetto ragazzi, quindi io vi saluto qui, vi do appuntamento alla prossima, ci sono i punti scienza, poi li andremo ad assegnare. Grazie a tutti per essere stati con me, ci vediamo alla prossima, ricordatevi like, commenti, condivisioni e dall'intrepido tutto. Ciao ragazzi!